Ora, nel tuo spettacolo avrai anche delle guest, come si usa a dire oggi, cioè degli ospiti, no? Degli ospiti, degli ospiti. Tra questi ospiti una cantautrice importantissima, che ha scritto per te canzoni favolose come Spalle al muro, Un altro pianeta, Crescendo, insomma delle cose importanti. Ed è Mariella Nava, eccola, che è alle nostre spalle. Vieni, vieni Renato. Ciao Mariella. Ciao. Mariella ha scritto delle canzoni bellissime e ha composto quest'ultimo disco che si chiama Dentro una rosa. Tra l'altro ha una caratteristica, questo, che aprendo questo disco si sente un profumo di rosa. Siccome noi offriamo sempre rose ai nostri ospiti, alle nostre ospiti, quindi sei in carattere. E canti un pezzo, lo farai senz'altro anche tu nel tuo spettacolo. Io l'ho già divorato questo disco. L'ho già divorato. L'hai già sentito mille volte. Dentro una rosa. Che significa, Mariella? Dentro una rosa è un momento di speranza dedicato a una ragazza che dice nel giorno della sua festa a suo padre, abbracciandolo, racconta la sua voglia di andare via verso un destino proprio. Una ragazza medio orientale, perché sappiamo bene che per certe tradizioni e per certe culture la donna non è libera di fare le sue scelte. Prende il coraggio, certo, e dice al proprio genitore che ha ancorato queste leggi antiche, certo, e gli dice: io vado via, sì, io affronto la vita. Affronto la vita, voglio scrivere un destino mio, e tu pianta una rosa che sia un simbolo appunto di speranza, da trovare al mio ritorno. Dentro una rosa, Mariella Nava. Pianta una rosa da trovare al mio ritorno, rosa di festa e pane di mia madre e di mia nonna, di un vestito di speranza cucito al corpo mio di donna. E donna col suo da fare, col suo destino da attraversare, thank you.
Francesco, tu mi hai dato questo dentro la rosa, questa rosa mistica che è arrivata a poco. Dovremo ritornare ad apprezzare nel nostro paese una poesia e soprattutto una professionalità come quella di Mariella, perché mi viene in mente, ascoltando lei, quegli autori che abbiamo poco fa menzionato, Luigi Tenco, Bindi, Paoli, Endrigo e tutti gli altri. L'Italia si merita ancora questi belli esempi. Grazie Mariella. Ciao Mariella. Allora.